Unboxing importante oggi. Le dimensioni e il peso di questo scatolone mi fanno presagire che all'interno ci sia il nuovo NAS dell'Asus Store che stavamo aspettando qualche settimana, che ha ritardato un pochino ad arrivare a causa, vabbè, Covid diciamo. E sì, forse anche il nastro e il logo qua davanti me lo dovranno far presagire. Bene, bando alle ciance e andiamo ad aprire lo scatolone. Allora. Oh. Eccoci di fronte al nostro Asus Store Lock Store, modello è la S6508T. Scatolone classico, la scatola classica Asus Store è enorme, però è molto ben rifinita. Infatti troviamo il logo Asus Store praticamente su tutti i lati dello scatolone. E sul frontale della scatola troviamo ben esposto anche la foto raffigurante il nostro NAS che troveremo all'interno. Troveremo una piccola descrizione delle caratteristiche tecniche principali del NAS. Su un altro lato troviamo invece uno sticker dove troviamo l'elenco di tutte le caratteristiche tecniche più l'elenco del materiale contenuto all'interno della scatola, della confezione, scusate. Nell'ultimo lato invece troviamo una serie di infografiche che ci mostrano esattamente più o meno cosa è capace di fare questo NAS. Ora non è proprio un NAS come leggiamo dallo slogan, è more than just storage, quindi andiamo a scoprirlo. Prima di tirare fuori il NAS vero e proprio, vediamo gli accessori. Gli accessori troviamo due cavi RJ45 categoria 5E, due cavi RJ45 Ethernet categoria 6A, poi vi spiegheremo il motivo. Troviamo il cavo di alimentazione, una serie di vitine che saranno queste vitine un pochino più grandi per gli hard disk a 3,5 pollici e le vitine più piccole per gli hard disk a 2,5 pollici. Inoltre troveremo due vitine con la testa zigrinata molto molto comode, poi vi spiegheremo cosa serviranno comunque per l'installazione dei driver NVMe sugli slot M2 e il classico manualetto di istruzioni di Asus Store. Prima di andare avanti, mi raccomando, se ti piace questo video metti un like e iscriviti al nostro canale. Ora, il NAS, o forse sarebbe meglio chiamarlo server, perché ha caratteristiche di un server enterprise di un certo livello. Andiamo ad analizzarlo un pochino attentamente. Sul frontale possiamo trovare il logo Asus Store e il tastino d'accensione, i due LED che ci indicano lo stato e l'attività del sistema, i due LED che ci indicano lo stato e l'attività delle porte RJ45 in la 2.5 gigabit e la 10 gigabit, il tastino per il backup automatico, la porta USB 3.2 Gen 1 e il LED di connessione USB. Inoltre sul frontale troviamo ovviamente tutti i vari carrellini per gli hard disk, ce ne sono 8 in questo caso. In più ogni cassetto avrà il proprio LED di stato di funzionamento dell'hard disk interno. Il display dove troveremo le informazioni principali e i tastini per navigare all'interno del menu tramite questo display. I lati sono abbastanza puliti, abbiamo una griglia di reazione sul lato destro del NAS. Il NAS è ha una struttura in metallo che lo rende veramente solido e oltretutto si sente anche dal peso, perché siamo di fronte a un prodotto da più di 6 kg di peso. Le dimensioni di questo Lockstar sono importanti, sono 2.15x2.93 e profondità 230 mm. Sul retro
troviamo tutta la parte di connettività dell'HockeyStore. Quindi parte la connessione dell'alimentatore, avremo due ventole da 12 cm di diametro, avremo una porta USB 3.2, due porte LAN da 10 gigabit di velocità, due porte LAN da 2,5 gigabit di velocità, il Kensington Lock e il pulsantino per poter resettare il NAS. Queste quattro porte oltretutto potranno lavorare in aggregation mode. Cioè, cosa vuol dire? Che potremo accoppiarle due a due in modo tale che potremo arrivare ad una velocità fino a 5 gigabit al secondo per le porte a 2,5 e fino a 20 gigabit al secondo per le porte a 10 gigabit. Ora, questi numeri sono importanti, infatti permettono a questo NAS, all'HockeyStore AS6508T, di arrivare ad una velocità di lettura fino quasi a 2400 MB al secondo e di scrittura poco superiore a 1000 MB al secondo. Ora andiamo ad aprirlo, perché tutto quello che vi ho raccontato, se non è supportato da un comparto hardware di tutto livello, non può reggere. Tolte le tre vitine, si estrae come un qualsiasi altro case di computer. L'interno di questo NAS è molto curato, infatti troviamo anche tutti i cavi ben fascettati e ben stretti all'interno del case. Troviamo un alimentatore da 250 watt con certificazione 80 plus bronze, un processore Intel quad core e un Atom, si tratta di un Atom con frequenza 2,1 GHz, troviamo 8 GB di RAM espandibili fino a 32, attenzione, stiamo parlando di DDR4 e quelle che sono installate sono alla frequenza di 2133 MHz. E infine troviamo due slot di espansione NVMe. Grazie a questi due slot noi potremo attivare la cache SSD, che aumenterà le prestazioni del NAS fino ad un teorico 30%. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video con la recensione completa di questo NAS AsusStore, l'HockeyStore di AsusStore, un 6508T. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Inoltre non dimenticate di venirci a trovare su www.extremehardware.com o su tutti i nostri social. Ciao!